Gentili telespettatori sportivi, buonasera. Queste immagini vi giungono da Montallese. Siamo nel comune di Chiusi ed in provincia di Siena per una grande competizione, la 42esima Coppa Bologna, gara nazionale riservata alla categoria di ciclismo Elite Under 23. Immagini dal stadio velodromo Andy Franzi, sede di partenza e di arrivo di questa classica che assegna anche il trofeo Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco Umbro. In palio anche l'ottava Coppa Duilio Poggiani EC. Poi fra gli sponsor troviamo Costruzioni Generale, Macinino, Azzurra, ECELCOM SRL, La Macina, Enoservizi, Floratras, Cotto Ceipo, Burani, Autocarrozzeria, Fangio Stefani EC e poi Eventi a Città di Chiusi. Insomma, molti ingredienti importanti per una competizione importante che vede allinearsi a via 130 corridori. Le squadre giunte da fuori sono la Calzaturieri di Montegranaro, formazione marchigiana, poi le squadre lombarde del team Casati e Pregnana insieme alla Palazzago e quindi la veneta Fausto Coppi Gazzara di Venezia. E poi è chiaro, le formazioni toscane importanti si sono allineate alla partenza. Insieme al comitato locale della Coppa Bologna, presieduto da Paolo Capaccioli, hanno lavorato gli amici del team Bicidea con Romano Barucci in cabina di regia e poi i fratelli Marco e Stefano Bruni, personaggi vicino al ciclismo da tanti anni, quindi personaggi preparati a grandi eventi come la 42esima Coppa Bologna, che è ritornata lo scorso anno dopo anni di assenza, ma dobbiamo dire è tornata in grande stile grazie al comitato organizzatore e poi anche alle amministrazioni locali. Manifestazione che arricchisce il patrimonio del ciclismo toscano e non solo. Adesso il via ufficioso all'interno del velodromo, poi i corridori si fermeranno sulla strada provinciale, quindi la partenza ufficiale. La gara misura in totale 163 chilometri, è una corsa molto impegnativa che vorrà vedere l'atleta in faccia e atleti importanti sono arrivati proprio per misurarsi su un tracciato così molto bello. Partenza subito dal chilometro zero lanciata. Intanto vi diciamo che i direttori di corsa sono Ercole Mealli e Franco Costantino. Tornando al percorso, prevede uno sterrato di 8 chilometri che ci porterà al Gran Premio della Montagna dopo 144 chilometri di gara a bivio Castiglioncello sul Trinolo, una strada che ha dato ottimi spunti lo scorso anno e quindi senza dubbio ci saranno anche in questa edizione. Partenza lanciata, come vedete, con tre corridori che hanno preso il largo, il toscano Maestrelli insieme ai corridori della formazione della Named, abbiamo visto Todaro insieme a Todaro il compagno di squadra Cristian Rossi, un atleta molto forte e veloce, già al centro dell'attenzione in questa stagione, ma il gruppo, come vedete, è attento e va a recuperare i corridori. Intanto una ripresa sul direttore generale dell'organizzazione Ercole Mealli. Con la corsa siamo a Chiusi, pubblico numeroso a seguire questa manifestazione. Allora il tracciato
da Montallese a Chiusi, poi andiamo a Bivio Torri, quindi torneremo a Montallese dopo 18 km di gara. Intanto allungano dopo Chiusi due corridori, sono Anichini e Gozzi con il gruppo subito dietro. Dopo Montallese saliremo a Chianciano Paese a quota 4,46, raggiungeremo subito dopo Montepulciano a 5,10 per tornare poi a Montallese al 52esimo chilometro, quindi ancora un giro locale attraverso Bivio Chiusi, Chiusi, Bivio Torri, Bivio Chiusi per tornare al traguardo, e qui avremo percorso 69 chilometri di gara. Quindi ancora un giro attraverso Montallese, Chianciano Paese, Montepulciano, Acquaviva, Salcheto, primo passaggio a livello, quindi il secondo, e ancora dal traguardo dopo 103 chilometri di gara a Chianciano ci sarà un traguardo volante, a Montallese ancora un traguardo volante e poi si tornerà nuovamente a Bivio Chiusi, Bivio La Pedata. Qui faremo la strada provinciale 40 per raggiungere la foce, che è il tetto più alto della manifestazione, a quota 5,50. Da qui scenderemo, intanto un drappello al primo passaggio ha preso il largo, sono 5 corridori, come vedete il gruppo è a 40 secondi. Dalla foce scenderemo fino al bivio di Sarteano, dove qui inizierà la salita sterrata di 8 km che ci porterà al bivio di Castiglioncello sul Trinolo, quindi Sarteano innesto, Quercia Alpino, Bivio Chiusi, Montallese, arrivo in pista dopo 163 km di gara. Qui vedete azionare la doppia telecamera, c'è la fissa Montallese e la mobile poi che torna praticamente a seguire gli uomini davanti, Pirrera, Gozzi, poi troviamo Doneddu, quindi De Marchi e poi nel gruppo di testa anche Anichini della Maltinti. Questi sono i corridori che hanno lanciato la sfida in apertura, 40 secondi per loro. Ecco qua Samuele Anichini, che sta andando bene da alcune settimane, cerca un risultato importante, corridore vincente, fino a questo momento non ce l'ha fatta, e oggi in una prova difficile come quella di Montallese il corridore di Maltinti cerca di farsi vedere. Stiamo andando verso Chianciano, il gruppo allungato, sono stati ripresi i primi 40 secondi recuperati ai 5 attaccanti, niente di fatto nonostante il grande impegno, i corridori davanti sono stati recuperati. Siamo con l'immagine a Chianciano Terme, dove è posto il traguardo volante dopo 26 chilometri, vediamo Gozzi davanti con Alessio Casini, due corridori hanno preso una ventina di metri e saranno loro ad aggiudicarsi senza dubbio questo passaggio dalla città termale. Paesaggio davvero straordinario oggi in questa competizione, paesaggio da far vedere al mondo intero. Allora, mentre seguiamo Pirrera, che è uscito allo scoperto all'inseguimento della coppia di testa, vado col comitato organizzatore della manifestazione, che ha fatto un grande lavoro anche per la 42esima edizione. Allora, Paolo Capaccioli è il presidente, poi troviamo Leonetto Pistarelli, che fra l'altro ha pubblicato un bellissimo libro sulla storia della Coppa Bologna insieme a Giancarlo Del Balio. E continuando con gli organizzatori troviamo Cosimo Fanelli, Silvano Cei, Franco Poggiani, Carlo Lazzarini e Stefano Fangio. Da salutare anche l'associazione Volto Amico con Luciano Ceccuzzi e poi Franco Rosati, che è stato attento al percorso della manifestazione. Da ringraziare anche, visto che stiamo parlando degli uomini che si sono dati da fare per questa gara, anche Maurizio Morganti, lo scultore, che ha praticamente fatto
una bellissima sfinge che verrà consegnata al termine della gara al vincitore. E adesso davanti si trova un gruppo forte di 23 unità che praticamente si è riportato su Gozzi e su Alessio Casini e poi su Pirrera che aveva agganciato la coppia di testa. Qui praticamente ci sono tutti i favoriti della Coppa Bologna, ad iniziare da Puccio che lo vediamo molto attento, Salvatore Puccio è qui nel drappello di testa, quindi corsa bella, è cominciato a piovere e dobbiamo dire anche con consistenza, e quindi per le nostre telecamere non è un bel lavoro. Intanto abbiamo superato Centra, di spalle avete visto Francesco Piazza, stiamo tornando su Samuele Anichini, bene gli uomini della Maltinti oggi che si fanno vedere alla grande. Andiamo al superamento dei 23 al comando, abbiamo visto anche l'atleta di casa Mattia Barabesi. Barabesi è un senese della zona, quindi oggi cercherà di farsi vedere in questa competizione. Lasciamo i fuggitivi, andiamo al passaggio da Montallese. Questo è il secondo, percorsi 52 km di gara. La nostra moto si è fermata anche per assistere le telecamere. Sono telecamere digitali, quindi con la pioggia battente così c'è da fare attenzione. Poi anche per cambiarsi gli indumenti, perché guardate come sta piovendo e non c'è da rischiare, perché in questa gara ci sarà da seguire con attenzione la parte finale. Questa è la telecamera fissa a Montallese, fortunatamente, che ci dà il passaggio della situazione in gara. La corsa è apertissima, auguriamoci che la situazione climatica ci dia una mano, altrimenti davvero in questa situazione diventerebbe difficile. Fortunatamente è smesso di piovere. Adesso stiamo facendo il giro breve intorno a Montallese, tre corridori hanno preso il largo, Salvatore Puccio molto attivo, poi il giovane Mattia Bucci ed un portacolori della formazione della Fausto Coppi Gazzera che viaggia con loro, però non sta aiutando molto il corridore veneto. Puccio attivissimo, vuol conquistare la Coppa Bologna dopo il secondo posto ottenuto ieri nella gara di Bivigliano, vinta dal brasiliano della Petroli Firenze Andriato. Si rafforza il gruppetto di testa, sono entrati dentro altri corridori. Questo è l'atleta che faceva parte del drappello, Mattia Moresco, poi vediamo Tocco con il compagno di squadra Duneddu molto attivo, quindi Pietro Buzzi, poi Mucelli, quindi Antonino Puccio, il fratello Salvatore e ancora Mattia Bucci. Bella l'azione portata da questi corridori. Arrivano altri due atleti, un portacolori della Fracor ed è esattamente Marcin Mrozek insieme a Ilia Gorochnikev della Fausto Coppi Gazzara, grande atleta ma non ha fatto granché fino a questo momento, il corridore russo che entra nel drappello di testa, ma dietro ci sono gli altri che arrivano a tutta con Alfonso Fiorenza, che possiamo dire è il corridore di casa perché difende i colori anche del team Bicidea. Eccolo qua Alfonso Fiorenza, protagonista in due grandi competizioni, il trofeo Matteotti dove è giunto secondo alle spalle del tricolore Agostini e poi secondo al Giro del Casentino dietro al velocissimo Alexander Serebriakov. Da Castagnoli prende il comando per andare alla caccia dei fuggitivi.
Vediamo che nel gruppo non c'è grande accordo ed arriviamo con la corsa a Chianciano Terme, percorsi 80 km di gara. Goroshnikov in ultima posizione, poi il corridore della formazione della Fracor Marcin Morzek. Andiamo davanti, i fratelli Puccio stanno lavorando tanto, ma dietro sono in recupero. Antonino lavora per il fratello, poi Mattia Bucci, giovane interessante del team Brogio. Si fanno vedere i ragazzi del team Brogio di Stefano Scarselli e come vedete siamo in cima a Chianciano con Mucelli, Salvatore Puccio, poi in prima posizione c'è il corridore della Palazzago Andrea Tocco, ma è Mucelli che scatta al traguardo volante di Chianciano Terme ed è il livornese a transitare sul portacolori di Olivano Locatelli. In vettura però c'è Salvatore Commesso che ha cominciato a fare il direttore sportivo. Ecco qua il gruppetto dei fuggitivi che si è ampliato perché stanno arrivando altri corridori dietro che sono venuti via dal gruppo che però, come vi dicevo, sta recuperando nei confronti dei fuggitivi. Eccolo là il gruppo, una quindicina di secondi con Mucelli attivissimo che cerca di portare via la fuga, però ci sono troppi atleti primari davanti e quindi il plotone non sta a questo gioco e va via con grande determinazione. Ritorniamo nelle prime piazze, il belga Van Endert, il fratello ha vinto una tappa al Tour de France, poi Barabesi che si fa vedere alla grande oggi in casa, ancora Tocco, Salvatore Puccio attivissimo, Alfonso Fiorenza, giovane interessantissimo della Gragnano Sporting Club Bicidea, ecco che va a condurre adesso, oggi vuol far bene questo ragazzo. Ecco che passa Buzzi dall'altra parte, corridore atteso della formazione della Campi Bisenzio DF Assistenza guidato da Elso Frediani, mentre abbiamo visto passare Leandro Cotesta della Palazzago. Ancora Van Endert, sono i corridori stranieri oggi molto attivi anche davanti alla competizione, cercano gloria in questa corsa importante e difficile. Antonino Puccio, ecco Gozzi, abbiamo fatto sfilare tutti e adesso attendiamo dietro. Vediamo Antonino Puccio sulla destra dell'Opla che ha fatto una grande trenata e adesso si riporta in fondo a respirare e il gruppo arriva guidato dagli atleti della Fausto Coppi Gazzera. Sono allungatissimi, vedete, non sono rimasti tanti in corsa perché l'andatura è stata micidiale fino dai primi chilometri e quindi tanti corridori sono stanchi. Abbiamo visto il russo Eugeni Krivosev a guidare. Adesso noi risuperiamo Nicolò Rocchi e con la competizione siamo a Montepulciano. E in ultima posizione del gruppo di testa vediamo Maddaluno, eccolo qua l'atleta della Malmantile, grande protagonista ieri nel trofeo Petroli, è stato ripreso a 1500 metri dal traguardo dopo essere stato il numero uno in salita. I fuggitivi nella circonvallazione di Montepulciano. Adesso noi torneremo nuovamente a Montallese, dopodiché effettueremo il giro lungo. Van Endert in ultima posizione, gruppo di testa che comprende, come vi ho detto, tutti gli atleti di primo piano. Stiamo scendendo la rampa di Montepulciano nel verso contrario. Si concluse una tappa del Giro d'Italia
nel 64, quando Zilioli, con l'arrivo in salita, tentò di strappare la maglia rosa a Jacques Anquetil. Intanto abbiamo visto Patrick Kos che scende ad altissima velocità e cerca di riportare il gruppo dietro. Sono i giovani terribili della Brogio Italia, con Adriano Brogi inquadrato che sta andando molto bene insieme al compagno di squadra Mattia Bucci. Vogliono recuperare a tutti i costi prima di arrivare a Montallese, dove affrontiamo l'ultimo giro lungo. Vogliono tornare sui battistrada, a giusta ragione, per iniziare insieme il tratto più difficile della competizione. Primo piano ancora su Adriano Brogi, sono i giovani di Scarselli che cercano di ricucire lo strappo e ce la stanno facendo, perché sono in netto recupero, non ci sono altri atleti che stanno dando manforte ai due corridori della formazione di Castelfranco di sopra. Volata di Mattia Bucci per andare a recuperare i fuggitivi, ed arriviamo sul portacolori della formazione del team Casati Named, ed è Kos, come vi abbiamo detto, che aggancia i primi Barabesi. Andiamo più avanti e troviamo i corridori che vi abbiamo già segnalato, tanti dei favoriti che sono intervenuti a questa Coppa Bologna. Col 2 di spalle vedete Blaike Viciussa, ecco, con il 105 ancora tocco Maddaluno, Van Endert da Castagnoli e Gozzi, ma dietro stanno arrivando e sta per ricomporsi il gruppo, e dal gruppo che si è ricomposto in vista di Montallese attacca il giovane Mattia Bucci della Brogio Italia. Grande colpo di pedale, è in forma questo ragazzo da un mese, lo vediamo sempre lottare con i migliori, cerca un risultato importante, è al secondo anno di attività in categoria under 23 come Adriano Brogi, e questi ragazzi si stanno affacciando alla grande. Stefano Scarselli ha curato molto bene questi ragazzi, ragazzi che gli regalano grandi soddisfazioni. Quando giungeremo a Montallese ci sarà il traguardo volante, Mattia Bucci lo sapeva e quindi ecco perché è partito, dopo aver lavorato tantissimo insieme ad Adriano Brogi per andare a recuperare la testa della corsa, ha trovato la forza per attaccare e pedala molto bene. Dobbiamo dire che adesso la giornata è molto fresca e quindi i corridori sono favoriti nella respirazione, che è importante quando si va a tutta come siamo andati fino dalla partenza. E Mattia Bucci lo fa con grande determinazione, vedete, sprinta perché vicino c'è il traguardo volante, dietro stanno arrivando, la telecamera è chiaro, si sofferma sul grande sforzo di Mattia Bucci. Noi abbiamo anche la telecamera fissa qui al passaggio di Francesco Gori. Mattia Bucci, ultimi metri ad altissima velocità per conquistare il premio. Lo merita perché ha fatto un grande assolo con il gruppo dei migliori alle spalle, ed il corridore umbro ormai è prossimo a vincere il traguardo volante di Montallese, situato dopo 103 km e 600 metri di gara. Spinge con il massimo rapporto, ecco la ripresa da lontano, il traguardo è lì dove c'è il pubblico, traguardo che viene vinto con pochi metri di vantaggio. Vedete, dopo il grande sforzo si ferma Bucci, addirittura la forte andatura dell'atleta umbro ha portato via un gruppetto. Adesso spinge un rapporto agilissimo Mattia Bucci, bello il gioco delle due telecamere che ci mostra la nostra regia. Là c'è il secondo troncone a una decina di secondi, ecco Goroshnikov, oggi molto attivo,
Paolo Centra che attacca, ecco che va via il primo drappello, ripreso logicamente dalla telecamera situata sulla moto, e adesso dovremmo vedere il passaggio degli inseguitori. Nel troncone di testa c'è anche Adriano Brogi ed ecco qua il secondo troncone che ha rallentato molto. Vediamo Mucelli, alcuni corridori di grido sono rimasti fuori, c'è anche Krivosev, poi Maddaluno, atleti importanti che sono rimasti fuori dai giochi, comunque non hanno tanto di ritardo. Adriano Brogi inquadrato, ecco che ritorniamo davanti, vediamo da Castagnoli, poi l'atleta della Maltinti Calafiore, ancora Mattia Bucci che va a fondo gruppo per respirare, è chiaro, e attendiamo nuovamente alle spalle, ecco che mandiamo via i fuggitivi, vediamo cosa succede, ed arrivano in due, vediamo ancora Gozzi che ha fatto parte sempre dei drappelli di fuga in difficoltà, ancora con il corridore della Named, Patrick Koss, l'olandese Koss, molto bravo questo ragazzo battagliero, anche lui ha fatto il diavolo a 4, però in tante occasioni si è trovato ad inseguire, questa volta lo fa anche Gozzi che è stato un primatore. Intanto siamo tornati davanti nel gruppo dei fuggitivi dove ci sono tutti i migliori, all'inseguimento è venuto via dal gruppo il corridore della Bedogni Gruppo Grassi Monsummanese, Mirko Casali, quest'anno è entrata a far parte degli sponsor anche la cittadina di Castelnuovo Val di Cecina, a rafforzare gli sponsor della grande formazione Amaranto. Mirko Casali è venuto via dal gruppo, quindi all'inseguimento di Koss e di Gozzi e poi dei battistrada che vedete adesso. Quindi praticamente le due telecamere ci hanno fatto vedere tutta la situazione della corsa. I primi, la coppia all'inseguimento, il corridore che è uscito e il gruppo alle spalle. Adesso siamo nel tratto più difficile della competizione. Vediamo Ilia Goroshnev, il russo, che va davanti a Mucelli che ha recuperato. Mucelli addirittura ha recuperato in questo tratto, era nel gruppo e sulla salita della foce va dentro. Salita della foce è una rampa difficilissima, guardate, tutta dritta. Sono venuti via questi corridori. Ecco anche Barabesi che si avvicina ai fuggitivi. Il corridore senese cerca gloria oggi a Montallese, conosce palmo palmo il percorso e quindi è chiaro, cerca di tenere i più bravi. Krivosev, anche lui ha recuperato, alcuni corridori sono venuti via dal grosso, ecco anche Gozzi che era dietro insieme a Koss, l'olandese, e rientra poi con il 102 della Palazzago. Vediamo Glauco Maggi che stenta a tenere le ruote sulla rampa che ci porta in cima alla foce, molti corridori sono crollati, è rimasto fuori dai giochi anche Salvatore Puccio che adesso cerca di recuperare, però è molto indietro, anche Alfonso Fiorenza è lì. Quindi Krivosev con Gozzi, gli altri sono a 150 metri, Pirrera che non tiene dal drappello di testa, guardate com'è duro questo strappo, poi superiamo il corridore della Palazzago, Maurizio Anzalone, davanti a lui c'è Mucelli che stenta con il compagno di squadra Barabesi, poi Polianski, il corridore polacco della Campi Bisenzio, assistenza Guaglianone che guida questo gruppetto e davanti da solo Ilia Goroshnikev, il russo che oggi si fa vedere a grandi livelli. L'abbiamo visto molto attento in alcune occasioni,
è rimasto sempre lì, poi è entrato dentro al gruppo importante che comandava la competizione e sulla salita della Foce, che è il tetto più alto a 5,50, anche se il tetto più alto è chiaro, è la salita sterrata di Castiglioncello sul Trinoro, che arriva a 7,50 di quota, ma vi parlavo del percorso che abbiamo fatto fino a questo momento. E in cima alla Foce transita l'atleta russo della Fausto Coppi Gazzara di Venezia, grande colpo di pedale, grande atleta, lo scorso anno ha vinto a Montappone l'internazionale, gara che arriva dopo il Gran Premio di Capodarco. Siamo nello stesso periodo, evidentemente il russo trova la condizione in questo momento della stagione. Siamo già nello sterrato, siamo dove inizia la salita, il russo è davanti all'inseguimento, una coppia formata da Miletta della Gragnano Sporting Club Team Bicidea, che viaggia insieme a Mucelli. Quindi a 40 secondi dal russo troviamo questa coppia. Tracciato adesso spettacolare, che sa di antico, e agli sportivi del ciclismo questi tracciati piacciono molto. È un sterrato che si fa molto bene, è uno sterrato senese ben curato, però è chiaro difficile, dopo tanta fatica, ritrovarsi nel finale una strada del genere. Solo grandi atleti possono andare alla ribalta, atleti come Ilia Goroshnikov, che ha perso qualcosa nei confronti di Mucelli e Miletta, che stanno venendo su molto bene. Comunque il distacco oscilla sempre sui 30 secondi. Anche noi addetti ai lavori bisogna fare molta attenzione, guardate, una moto è andata a terra. Mucelli e Miletta che transitano, dietro c'è il gruppo dove ci sono altri corridori di primo piano, la nostra moto riparte. Gozzi, grande prova per lui. Eccolo qua l'atleta della Monsummanese, Bedogni, Gruppo Grassi, Castelnuovo, Val di Cecina, poi Anzalone. Sulla destra viene fuori Salvatore Puccio, che ha recuperato ed è rientrato nel gruppetto che era davanti. Gozzi, grande prova oggi per il corridore emiliano. Ecco qua che arriva Salvatore Puccio dietro all'inseguimento della portacolori della Monsummanese, Bedogni, Gruppo Grassi, Castelnuovo, Val di Cecina. Noi ci allontaniamo per non fare azione di disturbo ai corridori, perché è difficile anche per noi rimanere in piedi. Comunque vedete, lo sterrato è molto battuto, è buono, però è chiaro, delle difficoltà le crea. Miletta e Mucelli hanno riperso nei confronti del russo Goroshnikov. Ecco qua il livornese, grande prova per lui, era rimasto un po' indietro, poi sulla salita della Foce ha recuperato e adesso è all'inseguimento con Miletta del fuggitivo. Percorso spettacolo a Montallese per questa 42esima edizione della Coppa Bologna, con la conclusione nel bellissimo stadio Andy Franci. Paolo Capaccioli, il presidente del comitato organizzatore, ha pensato allo spettacolo e spettacolo è stato. Ecco che andiamo su Miletta, ragazzo interessantissimo, ha vinto a Santa Maria a Monte la doppia corsa in programma in linea al mattino e a cronometro la sera, poi ha ottenuto altre prestazioni di rilievo e oggi cerca di conquistare Montallese, permettendo
Elia Goroshnikev. Il corridore russo oggi ha trovato la giornata giusta, grande classe, grande colpo di pedale e ha aumentato il vantaggio. Si va verso il Gran Premio della Montagna a bivio di Castiglioncello sul Trinoro, dove lì poi i corridori ritroveranno la parte asfaltata per scendere su Sarteano. Qui a Castiglioncello vogliamo ricordare un italo-americano, Monteverdi, che ha rimesso a posto tutto un paese. Monteverdi che fra l'altro è sponsor anche della competizione, l'abbiamo voluto ricordare perché è un grande appassionato di ciclismo e poi ha rimesso tutto un borgo in bellezza, e quindi un bravo all'italoamericano Monteverdi. Intanto Goroshnikev continua nella propria azione, siamo a 3 km dal Gran Premio della Montagna, sempre Miletta e Mucelli all'inseguimento, dietro non hanno guadagnato granché e quindi con molta probabilità le posizioni rimarranno queste. Intanto viene annunciato Centra, poi da Castagno Ricompuccio, si è spezzato il gruppo, quindi con loro troviamo Leandro Cotesta del Palazzago appunto. Ora noi cercheremo, visto che abbiamo la possibilità di superare questi atleti. Puccio è andato fortissimo oggi, ma ha perso il treno nelle ultime battute, anche da Castagnoli lo abbiamo visto molto attivo, il corridore della Pistoiese Cecchi Logistica. La settimana prossima Maurizio Paggetti organizzerà una grande cronoscalata a Monte Mignaio con la collaborazione, Maurizio Paggetti è il titolare della Cecchi Logistica, con la collaborazione di Marcello Mugnaini, l'ex campione toscano che ha lavorato sodo per portare nuovamente il ciclismo a Monte Mignaio con questa cronoscalata. Intanto Centra è arrivato su Mucelli e Miletta e li ha superati. Ecco qua una bici speciale Formigli per questo tratto, per il corridore laziale di Renzo. Vedete lo sterrato, si fa sentire. Comunque un bravo a questi ragazzi che hanno offerto un grande spettacolo, e Centra è il primo inseguitore adesso del russo Ilia Goroshnikev. Noi ritorniamo sul fuggitivo che si avvicina al Gran Premio della Montagna. Dal tornante sopra il nostro operatore in qualche modo, fra un balzello e l'altro, riesce a darci la competizione. Non è facile perché anche la nostra moto, come vedete, sta ballando, è andato in lontananza, in qualche modo ci ha fatto vedere la selezione che si è creata sulla salita di bivio Castiglioncello sul Trinolo. Elia Goroshnikev ha fatto una scalata davvero esaltante, meriterebbe il successo per quello che ha fatto vedere, perché da tanti chilometri è allo scoperto, è uscito sulla salita della Foce al 120 chilometro, adesso siamo al 145esimo, quindi è 20 chilometri che è da solo davanti alla competizione. Lo abbiamo fatto passare per non creargli dei problemi, ora noi risupereremo il russo per andare al Gran Premio della Montagna. L'arrivo è ancora lontano, dal passaggio ci saranno ancora 23 chilometri. Sì, è vero, tanta discesa, però la danza è cominciata 20 chilometri fa, quindi altri 23 chilometri sarebbe davvero un'impresa per il corridore russo.
siamo tornati davanti a una ventina di metri per dargli spazio. Classica pedalata agile, così si deve fare sullo sterrato in salita, e il russo ha tutte le caratteristiche per viaggiare così bene. Anche Centra, che ha avuto un grande recupero, però il russo ha la pedalata più bella ad onor del vero di tutti. Abbiamo visto bene anche Miletta pedalare sullo sterrato, anche Mucelli, però gli uomini che ci hanno fatto vedere qualcosa più di classe sono stati Goroshnikov e Miletta, poi logicamente bene anche Centra e Mucelli che sono davanti alla competizione. Ci stiamo avvicinando al passaggio dal Gran Premio della Montagna con i corridori della Fausto Coppi Gazzera. Se dovesse arrivare a Montallese, questa sarebbe davvero una bella impresa per lui. A volte ci è riuscito perché è un corridore dotato di grande classe. Vedete, stazza atletica imponente, pedalata da corridore vero, e quindi non ha grandi problemi. Però oggi è fuori da tanti chilometri, alle spalle ci sono corridori importanti, corridori che per tutto il giorno sono stati davanti, hanno dato la caccia e quindi abituati alla fatica, e così potrebbe essere nella parte finale. Finito lo sterrato, Goroshnikov vola su Sarteano, 40 secondi di vantaggio, mi sembrano troppi, però su Centra che già arriva alle spalle. Il corridore laziale della Maltinti ha recuperato, eccola la bellissima cittadina di Sarteano. Ci arriveremo piano piano con la nostra moto e siamo alle spalle di Centra. In un primo momento volevamo attendere dietro, ma Miletta e Mucelli ancora non ci sono, e quindi la moto è ripartita per seguire il corridore di Alfredo Luddi. Lo mandiamo via prima di entrare nel centro di Sarteano, siamo a 15 dall'arrivo, 25 secondi per Centra, ed aspettiamo dietro. Dovrebbe arrivare la coppia, ma ci segnalano altri atleti in recupero. Pubblico numeroso a Sarteano a seguire il passaggio della competizione. Siamo proprio nel centro della cittadina, infatti Mucelli e Miletta sono stati raggiunti, e troviamo Anzalone, Van Endert e poi Puccio. Questi sono gli inseguitori di Centra e del russo Ilia Goroshnikov. Noi adesso cercheremo di ripassare il quintetto, ecco che arriva anche da Castagnoli, che ha sempre fatto parte della pattuglia di testa oggi e quindi meritevole di arrivare con i primi al traguardo. Aggancia il quintetto da Castagnoli, Puccio si porta in ultima posizione, poi Miletta, quindi Anzalone, Van Endert, e poi il corridore che vediamo è Mucelli. Eccoci qua sul Livornese che guida. Siamo a 13 km e 500 metri con il gruppetto all'inseguimento. Grande rimonta, si fa per dire, perché la discesa era pericolosa per noi. E riprendiamo dopo molti chilometri Paolo Centra, che è a 150 metri dal russo, e là davanti Ilia Goroshnikov. Ci stiamo avvicinando al casello della 1 di Chianciano Chiusi e il finale si fa davvero interessante. Concentra, eccoci qua al bivio dell'autostrada, siamo a 6 dall'arrivo, ci abbiamo messo qualche chilometro per raggiungere Centra perché hanno fatto una discesa pazzesca, poi
la strada era bagnata, la nostra moto non ha rischiato e ha ripreso centra a 7 dall'arrivo. E torniamo sul battistrada, ha forato il Russo. Ecco qua Giampiero Bertini che cambia la ruota anteriore al fuggitivo, colpo di scena nella fase finale di questa 42esima edizione della Coppa Bologna, che assegna anche il trofeo Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco Umbro, e poi l'ottava Coppa Duilio Poggiani EC. Ritorniamo sul fuggitivo che si volta, sente il fiato di centra, stiamo per arrivare a Chiusi, lì volteremo a sinistra per Montallese. Ecco centra, finale straordinario di una competizione straordinaria che avrebbe meritato una partecipazione maggiore. Comunque in 130 sono partite 5 le squadre che sono giunte da fuori, ma per l'impegno che ha messo Paolo Capaccioli insieme al proprio comitato, ripeto, avrebbero meritato di più, perché questa è una corsa scenario e lo scenario andava arricchito in miglior modo. Comunque abbiamo visto dei grandi protagonisti e davanti alla corsa ci sono corridori importanti. Là c'è Ilia Goroshnikov, a 100 metri c'è Paolo Centra, dietro ci sono corridori di razza, fra questi Salvatore Puccio, un azzurro, uno dei più grandi della stagione. Quindi comunque vadano le cose, la Coppa Bologna è stata onorata da questi ragazzi. Perde qualche metro Centra, perde qualche metro, ha fatto, siamo a Chiusi, ha fatto un inseguimento micidiale, era stato aiutato Centra dalla foratura di Goroshnikov, però il Russo ha ritrovato la carica per ripartire anche con i rapporti giusti, ha rimesso a distanza Centra e per il momento non ce la fa a recuperare. Adesso c'è un tratto favorevole in discesa, siamo a 5 dall'arrivo e Goroshnikov ha aumentato, ha aumentato, e Centra è a tutta. Ormai ha sparato le ultime cartucce. Comunque andiamo a vedere come va il Russo, ed è impegnato bene ad altissima velocità, salvo incidenti, diciamo così, ne ha già avuti uno. Dovrebbe essere lui il vincitore della 42esima Coppa Bologna, gara nazionale Elite Under 23, con partenza d'arrivo a Montallese nel comune di Chiusi e in provincia di Siena, una grande corsa del calendario regionale e nazionale, e la sta onorando un grande atleta, un Russo della Fausto Coppi Gazzara, Ilia Goroshnikov, che lo scorso anno gareggiava nella Gragnano Sporting Club Bicidea, quindi la società, se vogliamo, organizzatrice. Ed Elia Goroshnikov effettua il finale come si deve, da corridore di razza, da corridore bravo e possente. Quale si volta, ma Centra è là. Ha recuperato qualcosa Centra, ha recuperato qualcosa, è a 100 metri ed il Russo è costretto su questo strappo in salita a spingere con violenza e rimette più lontano il portacolori della Maltinti. Davvero straordinario anche Centra, abbiamo superato i 3 all'arrivo. Noi lasceremo la gara al cartello di 2 perché poi c'è l'ingresso, la deviazione ai 400 metri, quindi vorremmo riprendere con 2 telecamere l'arrivo, ed infatti lasciamo Goroshnikov a 2 dall'arrivo con 150 metri di vantaggio su Centra. Intanto la telecamera al traguardo ci fa vedere la tribuna dello stadio di Montallese, gremita tribuna che applaude Goroshnikov, che ha ripreso dalla telecamera appunto fissa, e adesso è quella sulla tribuna
che va a riprendere il grande protagonista di giornata, mentre sta entrando nello stadio anche Centra. Vedete un po' di rammarico da parte del corridore laziale, che ha fatto una grande corsa e vedete non ci crede neppure lui, grande galoppata di 50 chilometri, Mucelli con Puccio a ruota, poi Cotesta da Castagno richiude, Van Endert anche, eccolo il belga, mentre chiude in seconda posizione Centra, c'è lo sprint per il terzo posto, Mucelli davanti a Puccio, Puccio non fa la volata, concede la terza piazza a Mucelli, quarto Puccio, quinto Cotesta, Miletta da Castagnoli e poi arriva, logicamente tranquillo visto che non c'era recupero, il belga Van Endert della Pistoiese, Cecchi logistica, altri corridori sono entrati in pista, però la telecamera va su Ilia Goroshnikov, grande protagonista, abbiamo visto anche Romano Barucci a festeggiare il vincitore, la telecamera torna sul pubblico contentissimo dello spettacolo che hanno offerto i corridori e noi siamo già pronti per andare a sentire i protagonisti. Paolo Centra torna grande con la Coppa Bologna, ma non ce la fa ad agganciare Goroshin, che è molto forte oggi. Sì, Goroshin è andato fortissimo, io in salita ho cercato di fare il mio passo, ho scollinato con una quarantina di secondi su Goroshin, ho provato a rientrare, la sfortuna ha voluto che sono arrivato a 50 metri, ma le gambe erano quello che erano, poi è andato fortissimo e l'ha meritato pienamente la vittoria. Dobbiamo dire è stato anche sfortunato perché ha forato. No, quello sì, quello sicuramente, però una volta arrivato lì a 100 metri speravo di rientrare, poi essendo abbastanza veloce me la giocavo facilmente, però dai, è andato fortissimo e onore al vincitore come sempre. Abbiamo rivisto il Centra dei giorni migliori. Sì, dai, ora ricomincio a pedalare, la testa è tornata serena, ora speriamo di vincere al più presto e perché no, anche martedì a Vinci per fare contento Renzo. È sceso di un posto Davide Mucelli, ma sempre protagonista in questa corsa, una corsa molto bella, Davide. Sì, oggi sono venuto qua a questa corsa perché sapevo che il percorso era abbastanza adatto alle mie caratteristiche, già l'anno scorso avevo fatto bene e anche oggi mi volevo ripetere. E abbiamo fatto tutta la corsa all'attacco, abbiamo trovato un po' di brutto tempo, però niente, è venuta abbastanza impegnativa, abbiamo trovato un grande Gorodnicev che si è meritato pienamente la vittoria. Abbiamo tentato di inseguire in tutti i modi, cercato di difendermi nel tratto in sterrato che non era molto adatto per me. E poi niente, ero anche con Puccio nel finale che mi ha dato anche una mano qua. Niente, abbiamo fatto il possibile, complimenti al vincitore. Ilia Goroshnikov, finalmente una zampata giusta. Sì, finalmente ha fatto uno grande finale perché ha forato gli ultimi 6 km e ha preso tante paure se mi ha preso davanti. Però ha fatto tanto forte e sterrato e per questo mi aiutano. Ecco, perché hai fatto questa partenza da molto lontano dal traguardo? Era impossibile oggi vincere con un attacco così, sei stato molto bravo. Sì, perché hai visto i miei compagni di fuga, un po' di tutti, ha preso tanta fatica perché sempre oggi scatti, la squadra Opel ha fatto così, poi hai visto loro un po' di a blocco e ha fatto un grande scatto e vieni da solo. Allora, una bella vittoria, ne avevi bisogno? Sì, una bella vittoria, questa prima vittoria questo anno, perché ha cambiato... Prima ma bella! Sì, prima, speriamo che arrivo a Montapone, chi ha vinto l'anno scorso, speriamo bene. Paolo Capaccioli e Romano Barucci, allora due personaggi che lavorano in sintonia per questa grande competizione. Complimenti Capaccioli perché questa è una bella gara, entusiasmante, un pubblico eccezionale che la segue e poi ragazzi al traguardo di prim'ordine. Sì, sicuramente sì, siamo molto soddisfatti. Questo sterrato è un qualcosa che ho voluto personalmente, lo devo dire. E gli amici del comitato erano contrari a fare questo sterrato, ma io ho detto
dobbiamo inventare qualcosa per questo ciclismo moderno, ritornare un attimino al passato. Credo che la prova che c'è stata mi abbia dato ragione, ecco. Campo qualificato e una battaglia immensa toccando dei paesaggi straordinari che sa offrire la provincia di Siena. Sì, sicuramente sì, abbiamo toccato paesi magnifici, un panorama eccezionale che sicuramente è uno dei migliori della Toscana, se non il migliore della Toscana, lo devo dire. Allora, cosa possiamo dire al termine di questa gara? Ma che c'è moderata soddisfazione e iniziamo a lavorare per il prossimo anno, vorremmo migliorare ancora, anche se devo fare una piccola polemica, che non sono assolutamente soddisfatto di come la federazione ci sta tutelando e mi riferisco al fatto che noi mettiamo in piedi una nazionale e abbiamo 129 partenti, uno che organizza una regionale 200 partenti, non ne sta né in cielo né in terra. Io dico che la federazione debba mettere dei paletti ben precisi, se si fa la regionale si mette un paletto, si dice 120, 130, 140 iscritti, le nazionali sono molto più impegnative, l'avete vista come organizzazione, per cui richiede uno sforzo notevolissimo da parte nostra e non possiamo rischiare di partire con 70-80 corridori. Romano Barucci, allora c'è stato questo grande sfogo di Paolo Capaccioli, anche a giusta ragione, perché ormai sono situazioni che noi sappiamo, si mastica il ciclismo da tanti anni, ma parliamo della bellezza di questa corsa che è stata straordinaria, accompagnata da un pubblico che non si vede da tante parti. Sì, la corsa è stata straordinaria, è stata bella, un grosso vincitore, tra l'altro un mio amico, e la polemica l'ha fatta, è bene l'abbia fatta Paolo, perché se la fo io, te tu mi conosci, divento molto ma molto più cattivo di lui, nemmeno uno presente della federazione, sono tutti buoni, grossa ce n'hanno tutti, invece nemmeno uno. Comunque voglio ringraziare tutti questi ragazzi di Montallese, che è una gente eccezionale, che da diversi giorni sono qui, loro si danno da fare per tutto, manca nulla. E le squadre ci boicottano, tipo la signora squadra Lucchini che all'ultimo giorno ritira l'iscrizione. Attenzione, attenzione Romano, questa corsa vuol vedere i corridori in faccia, c'è da dire anche questo, e molti non vengono perché hanno anche paura. No, ma molti non vengono perché sono dei vigliacchi, perché se io mi iscrivo in Spagna, sta tranquillo, il giorno prima arrivo in Spagna, un ritiro l'iscrizione... Comunque, bene ne parlare. Concludiamo perché, tutti, bravo. Siamo tutti dei signori. Concludiamo perché. Non sono in grado di venire alla nostra altezza. Concludiamo in bellezza perché la corsa è stata straordinaria. Sì. Beh, soprattutto perché ha vinto Ilia. Preferivo che vincesse uno dei miei, però ha vinto Ilia e sono contento lo stesso. Stefano Scaramelli, sindaco di Chiusi. Allora, questa manifestazione di Montallese onora il vostro territorio. Sì, è un onore veramente importante, una storia importante di questa corsa, insomma, anche la partecipazione di questa giornata e questo arrivo stupendo in questo velodromo, che, insomma, che sa anche un po' di storia, che ci porta indietro negli anni, è veramente motivo d'orgoglio per la nostra città. È un fiore all'occhiello e proviamo, insomma, tutti gli anni a farla crescere, a vedere come si può anche, insomma, riportarla anche nel calendario internazionale, farla conoscere. Qui c'è un pezzo di storia che si racconta sia per il fatto che si è percorso un pezzo di strada bianca e quindi la campagna senese, ma proprio un arrivo così, insomma, fa sognare, fa pensare alla Roubaix, e quindi è una cosa unica nel panorama nazionale.